Ciao, come promesso, siamo ancora qui con Margherita Hack che ci fa l'onore in grandissimo di essere ospite di Ritorno di Fiamma e del sito vanityfair.it. Avevamo detto nel video precedente che avremmo parlato di un altro libro recentemente uscito della signora Sì, Hack che è... perché sono Sì, vegetariana. è piccolino, te lo faccio vedere. Perché sono vegetariana. Edizioni dell'Altana è un libro minuscolo, veramente piccolo, ma non ho mai letto, visto un libro così piccolo, ma così pesante, nel senso di denso di informazioni, non pesante, si legge facilmente, è molto interessante, ma è pieno di informazioni interessantissime, c'è tutto. Quello che bisognerebbe sapere sull'argomento. Perché lei è Beh, vegetariana? intanto io non ho nessun merito perché sono nata quando i miei erano già vegetariani, il babbo era di religione protestante, la mamma cattolica, ma ambedue erano poco soddisfatti delle loro religioni, erano diventati teosofi, una filosofia indiana che predica il rispetto per tutti gli esseri viventi e quindi per gli animali e quindi non si devono mangiare gli animali. Io non ho mai mangiato carne e malgrado questo sono cresciuta senza carne, con uova, formaggio, latte e ho vinto due campionati universitari, salto in alto e salto in lungo, sono stata terza a due campionati assoluti, a 20 anni ho fatto la Firenze-Viareggio e ritorno in bicicletta e sono 200 km Mamma e mia. a 80 anni ho fatto la Trieste grado e ritorno in bicicletta e sono 100 km. Quindi vuol dire che il vegetarianesimo non ha nuociuto al mio fisico. Vuol Anzi. dire che evidentemente si può benissimo vivere senza mangiare carne. La carne sono cadaveri, cadaveri che comportano una vita terribile, dei dolori tremendi a tanti animali. Che soffrono, che amano, che tanti mammiferi somigliano moltissimo a noi nelle loro manifestazioni sentimentali, fisiche. Leggevo nel libro, nei suoi libri, che lei ama molto i gatti. Beh, io amo gatti, amo Ama cani, tutti gli amo tutti gli animali, però animali. insomma, Che i è più gatti facile sì, avere sono cani e sono gatti. certamente. E E quindi. un grandissimo capitolo del libro è dedicato ai divertimenti offerti dai maltrattamenti agli animali: caccia, La pesca. caccia, la pesca, Il palio di Siena, per il esempio, lei non lo vede palio di molto. Siena, certo, Molto le volentieri. tradizioni, infatti rara vuoi dei carri pesantissimi frenati per Pasqua, credo, Sì. e poi tante altre cose, le corride. Quindi siamo molto felici che anche la corrida sta sparendo Ma comunque. speriamo, si sembra di sì, Io la che in vidi da Spagna piccola ci e mi sono. impressionò tantissimo, Si tantissimo. fanno tante atrocità agli Sì. animali, anche in Lei. Italia, al sud specialmente, tanti cani randagi. Sì, nel libro, nel capitolo appunto dedicato ai maltrattamenti agli animali dati da attività ludiche, lei I racconta, circhi. i circhi, lei racconta che a Cortina, in un laghetto dove nessuno si aspetterebbe maltrattamenti agli animali, lei ha visto qualcosa di sgradevole. C'era un sacco di gente che pescava le trote Sì. e le tiravano fuori e bambini incitati dal genitore che sbattevano queste trote con violenza per terra perché morissero prima. Quindi anche in un luogo di assoluta ricreazione tranquilla, che è un laghetto nelle montagne, si può assistere a maltrattamenti Come se i animali. pesci poi non fossero Sì. animali, perché quando io dico che non mangio carne, subito gli dicono: vuole il pesce? Il pesce è un animale come tutti gli altri. Certo, noi siamo più vicini ai mammiferi, siamo dei mammiferi e ci capiamo meglio che mammiferi, ma questo non vuol dire che dobbiamo rispettare anche gli altri animali. Al termine del libro c'è inserito la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale e c'è il primo
articolo, stata stilata dall'UNESCO nel 78. Il primo articolo dice che tutti gli animali nascono uguali davanti alla vita e hanno gli stessi diritti all'esistenza. Il secondo, ogni animale ha diritto al rispetto. Quindi se noi stabiliamo il rispetto per le creature viventi, dovremmo farlo anche con i pesci del laghetto di Cortina. E poi io penso a quell'atrocità che sono oggi gli allevamenti intensivi. Dei vitelli immobilizzati fin dalla nascita, delle galline, dei polli, in cui sono costretti a ritmi naturali per produrre più uova, in cui si allevano tra i pulcini, le femmine produrranno uova, mentre i maschi vengono buttati al macero come spazzatura, come oggetti vivi. Sì, vivi. Sì, c'è tutto un capitolo in cui vengono descritti i sistemi di macellazione, i mattatoi, sono quindi le sue ragioni per essere vegetariana, che lo ripetiamo è da quando è piccola, attraverso i suoi genitori, sempre stata, quindi non ho nessun sono merito. Etiche salutistiche, abbiamo detto che fa anche bene, perché lo stesso Veronesi dice che c'è molto più probabilità di cancro all'intestino in chi mangia molta carne che in chi ha la dieta vegetariana. Sì. Adesso ultimamente è uscito un articolo sulla malnutrizione degli anziani, è uscito sul Corriere della Sera recentemente, e dice che molti agli anziani mancano almeno 400 calorie al giorno, specie di origine proteica. Però sappiamo che le proteine si possono prendere in mille altri modi che non la carne. Si possono prendere, giusto? Sì, da prodotti animali come l'uovo e il formaggio. Quelli li mangia lei, uova e formaggio? Sì, quelli li mangio. Quindi non è vegana? No. No. Però c'è anche da fagioli, dalle pesci, le lenticchie. Sì. Quindi è possibile benissimo avere fare a meno. Poi gli anziani hanno meno bisogno di mangiare. Lo vedo su di me, io mangiavo molto di più da giovane di oggi. Beh, sì, è normale che non si abbia... Si fa meno attività fisica, quindi... Noi stiamo facendo queste interviste per Ritorno di Fiamma, e vicino, in linea d'aria, a meno di 200 metri da qui, c'è la statua di Giordano Bruno, a Piazza Campo di Fiori, bruciato vivo nel 1600 per le sue idee, era un filosofo, un pensatore, ma era anche vegetariano. Sì, e lui diceva che il sole, le stelle sono tanti soli, come il nostro sole, e come il sole hanno dei sistemi solari, dei pianeti, e su questi pianeti degli esseri viventi. Ora, noi oggi sappiamo che è vero che tutte le stelle, forse tutte, hanno dei pianeti. Non sappiamo se su tutti questi pianeti ci sono esseri viventi. Certamente solo su quelli che hanno certe condizioni adatte. Però è molto probabile che ci siano altri esseri viventi, altre civiltà più avanzate della nostra, meno avanzate, ma certamente non siamo soli. La Terra non è stata fatta da Dio per l'uomo. Ci potrebbero essere tanti soli e non siamo soli. E non siamo soli. Non siamo sì. soli. E comunque Giordano Bruno è uno dei tantissimi vegetariani importanti della storia. Sì, anche nell'antichità. Sì, e nel libricino che abbiamo appunto portato qui, perché sono vegetariana, di Margherita Hack, dell'Altana Edizioni, c'è tutto un capitolo dedicato a tutti, Seneca, Einstein, Gandhi, tanti grandi della storia erano vegetariani. Io amo in particolare una sua omonima, che è la Marguerite Yourcenar, che era vegetariana e diceva che mangiare carne era come mangiare agonie, perché sono le ragioni. Quali sono, come aiuta il problema della fame nel mondo il vegetarianismo? Ma forse lo aiuterebbe davvero, perché oggi per dare il foraggio agli animali bisogna coltivare appunto a foraggio enormi quantità di terre che potrebbero invece servire per l'alimentazione umana. Quindi si possono, diciamo, produrre più...
cioè si possono utilizzare più territori per, più territori per il cibo, sì, per gli esseri per umani, gli esseri umani e non, e per non il foraggio. Fare questi allevamenti intensivi in cui gli animali sono ridotti a vere e proprie macchine da carne, a fare vitelli, a produrre animali da consumare come cibo in condizioni di vita atroci. Completamente Senta, innaturali. Margherita, posso chiamare Margherita? Certo. Mi piace, vorrei chiamarla sempre Margherita. Nel futuro pare che un cibo del futuro sarà larve, scarafaggi e cavallette. Questo ho letto, sono le ultime notizie dal futuro. Quelli che cosa sono? Sono animali larve, anche loro. Non si possono mangiare, certo, neanche loro. Però nel futuro sembra, sì, che si potrà fare carne da cellule staminali di mammiferi. Ah. Cioè senza uccidere l'animale, semplicemente prelevando delle cellule staminali, si potrà fare la carne. Beh, e questo è già stato questa fatto. Questa è una notizia e questo fantastica. Potrà tranquillizzare i mangiatori di carne, sì, che potranno mangiarle tranquilli perché non avranno ucciso nessun animale per questo. Ecco l'importanza della ricerca sulle cellule staminali. Ricerca che è ostacolata da dogmi della Chiesa. Benissimo, quindi abbiamo grandi speranze per il futuro. Lei come lo vede il futuro? Ah, io spero sia migliore di... Tutto sommato siamo migliorati. L'umanità dal passato va avanti positivamente. L'umanità va avanti. Oggi l'umanità è meno crudele di una volta. Le crudeltà ci sono ancora e come. Ma se penso alle folle che si divertivano a vedere i gladiatori massacrati dalle belve, sì, o le tricoteuse che si divertivano, brava, a vedere tagliate le teste con la ghigliottina, sì, oggi vedere uccidere una persona, sì, è desta orrore. Mancherebbe di eliminare la pena di morte. Infatti, ma anche contro la pena di morte ci sono forti movimenti e fra i paesi altamente civilizzati ormai mi pare c'è solo l'America che applica la pena di morte. Beh, aspettiamo che la elimini. Aspettiamo. In qualche stato vorrebbero eliminarla o l'hanno eliminata. Piano piano si arriverà anche a questo. Ma penso di sì. Sì. Insomma, il cammino dell'umanità è positivo e oggi si dice che la pena deve essere migliorare, servire, sì, come a riabilitare persona. La persona, ma se la persona si ammazza, la si uccide, non c'è nessuna possibilità di recupero, no, anzi, poi abbiamo visto che la pena di morte non è un deterrente no, per la delinquenza. Esatto. L'ultima domanda, proprio stupida domanda, però me la concede, lei sa chi è Lady Gaga? Chi è? Lady Gaga, lei sa chi è? L'ha mai sentita nominare? Lady Gaga. Ah sì, l'ho sentita nominare, l'ha sentita, ma non so chi è. È una pop star americana che per protestare contro la carne, contro mangiare carne, si è esibita su un palco l'anno scorso completamente nuda. No, ah, coperta di bistecche. Ah. Con un vestito fatto di bistecche, ma era un atto di protesta. Sì, io sì. Siccome stiamo parlando di vegetarianismo, volevo sapere se la conoscete. No, non sapevo. Va bene, gliel'ho detto. Ringraziamo Margherita Hack di essere stata qui con noi. Grazie. E alla prossima, tornerà un giorno, vero? Chi lo sa. Va bene. Grazie, ciao.